Basta Boban, basta parlare di politica, non fa per te. Ormai la classica frase che sento spesso sotto le mie vignette, oppure sotto alcuni miei video che ho fatto in passato, da gente che giustamente non condivide le tue idee politiche. Però all'improvviso sono tutti diventati degli esperti, soprattutto quelli che frequentano il blog di Beppe Grillo, oppure tutti quelli che commentano. Dai, capitano, siamo tutti con te. Cuoricini verdi sotto un qualsiasi post su Facebook di Salvini. Boban, ti prego, torna a parlare di YouTube. Di cosa? Perché? Ditemi, datemi un motivo. Comunque, non vi siete ancora resi conto che l'attuale governo è decisamente molto più interessante di YouTube Italia. Anzi, è meglio di YouTube Italia. Forse c'è una piccola differenza, il fatto che le decisioni politiche di questo governo influiscono parecchio sul popolo italiano. Una cosa da poco, anzi, per pochi. Ebbene sì, perché sono stati quei pochi attivisti pentastellati che attraverso la stabilissima e affidabile piattaforma Rousseau, che il povero Rousseau in paradiso si sta pigliando a martellate sulle ginaglie, attraverso i loro importanti e fondamentali voti, hanno negato l'autorizzazione alla procura di Catania di procedere contro Matteo Salvini riguardo il caso Diciotti per il sequestro di persona. Avete presente? Se ne è parlato tantissimo. La piattaforma Rousseau. Immagino anche il povero Casaleggio che sta lassù a farsi pigliare a calci nelle palle da San Pietro. Luigi Di Maio, 2014. Questa maggioranza a guida PD ha appena confermato l'immunità parlamentare per deputati e senatori. Bene hanno fatto i nostri ad uscire dall'aula. Le riforme costituzionali se la facciano tra indagati, delinquenti e immuni. Noi stiamo tra la gente normale. Se facciamo un piccolo giochetto di fotomontaggio, avrebbe lo stesso senso detto magari da un Matteo Renzi oggi. È politica. Ragazzi, anche i 5 Stelle sono entrati in questo piccolo sistema chiamato politica. È un gioco di parti. Meraviglioso. Sapete che tutta questa mossa da parte dei 5 Stelle odora tanto di immunità, anche un po' di nonna. Forse è un piccolo voto di scambio? Voi che dite? Avete presente i famosi voti di scambio contro i quali i 5 Stelle si sono accaniti per anni? Perché forse non lo sapete, ma nelle ultime ore, all'improvviso, alla Camera si è dato l'ok per ridiscutere il progetto della Torino-Lione, per il quale i leghisti fino alla scorsa settimana hanno combattuto ferocemente per portare a termine. Ma ora si ridiscute. Si andrà praticamente a revisionare tutti i progetti da zero. Wow! Altre spese, complimenti. Sì, ritardiamo, facciamo stare buoni i 5 Stelle. Fino a qualche tempo fa ricordiamoci che la Torino-Lione era la giusta opportunità per il Nord di ingranare la quinta verso una crescita economica verso l'infinito e oltre. E ora bisogna ridiscutere, rivalutare, analizzare le carte. Toninelli. Perché Toninelli? Vabbè, Salvini è salvo. Non avrà più rotture di cazzo per la Diciotti. Siate contenti, voi amici del Nord! Dovete essere contenti! Anche farvi un piccolo seghino! Perché è un po' paradossale, dato che il vostro capitano è stato salvato dagli elettori di un partito guidato da un napoletano. Ragazzi, vi dovete veramente trastullare, dovete farvi dei segoni dicendo guardate il terrone che ci ha parato il culo, meraviglioso! Sembra quasi una puntata di Black Mirror. Dibba, dove sei? Incazzati, Dibba! Perché non ti incazzi? Non so, fatti un altro viaggetto all'estero, vai in Asia, tira dei bestemmioni, tanto lì non le capiscono. Incazzati, Dibba. Ma, a detta dei 5 Stelle, per giustificarsi per il fatto che Salvini gli viene negato il progetto. Leggiamo, ok. Il ritardo dei 5 Stelle... No, scusate, ho sfasato le righe. Ho letto il ritardo dei 5 Stelle. Il ritardo dello sbarco della Diciotti è avvenuto a tutela di un interesse dello Stato. Che gratta la barba e anche l'orecchio. No, cazzo, io non ci sto. Hanno ragione. Salvini ha sconfitto l'immigrazione, ha salvato il popolo italiano. Capitan Salvini.
mi piace. Un po' come Super Gigino, il nemico principale dei congiuntivi, che ha abolito la povertà. Se ci aggiungessimo Super Borotalco, che ha detto alto là al sudore, e Mr. Valsoia, che ha sconfitto il colesterolo, avremo tipo i nostri Avengers. Non siete contenti? Io moltissimo. Ok, ora voglio assolutamente i meme della nostra squadra di Vendicatori. Li voglio. Inviateli su Instagram in direct. Ci divertiamo un po'. Intanto, vignetta. Godetevela. Prima di chiudere vi ricordo a voi amici catanesi che sabato sera dalle 20 presso il Teatro Ambasciatori ci sarà lo spettacolo Dislike. Ci saremo io e il signor Don Alemanno, autore di Genius, a fare uno spettacolo di stand-up dove parliamo del mondo degli hater e vi faremo capire come domarli, ma soprattutto come monetizzarli. È una sorta di seminario che vi servirà moltissimo per la vostra crescita pelvica. E ci saranno come ospiti anche i Player Inside, che praticamente giocano in casa. Meraviglioso, non vedo l'ora. Sono carico, voi siete carichi, mi raccomando amici catanesi, non deludeteci. Sappiamo benissimo che rapporto abbiamo tra di noi, è quasi carnale. Per i biglietti, link in descrizione, li potete acquistare in teatro la sera stessa. Mi raccomando però, meglio se andate a preordinarli perché non si sa mai. E vi ricordo che il ricavato andrà in beneficenza per aiutare tutte le famiglie che sono state danneggiate dall'eruzione dell'Etna di dicembre. Vi aspettiamo calorosi, io vi ringrazio per la vostra attenzione, noi ci vediamo la prossima volta.